Bene. Allora, amici di Viva il Teatro, oggi siamo in collegamento telefonico con Gabriele Pignotta. Buongiorno Gabriele. Buongiorno a voi, Allora, tu sarai in bentrovati. scena fino al, ricordami la data, Al 2 al 2 gennaio. di gennaio con Scusa, sono in riunione, ti posso richiamare? Sì, al Teatro Manzoni di Milano. Con Vanessa Incontrada, Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari, Nick Nicolosi. Possiamo parlare un attimo di cosa narra questo spettacolo, questa. Sì, certo, è una commedia divertentissima che racconta la storia di cinque ex amici, compagni di università che si ritrovano dopo 15 anni per una rimpatriata. E che finiscono sostanzialmente vittime inconsapevoli di un bizzarro reality show televisivo, di un esperimento televisivo un po' alla Truman Show, e quindi la commedia diventa un'irresistibile commedia degli equivoci dove ne succedono di tutti i colori. La commedia sta avendo un grande successo, ringraziamo il pubblico milanese e passeremo pure le feste in compagnia del pubblico perché saremo in scena anche a Capodanno con la doppia replica e quindi insomma siamo molto molto contenti. È una commedia inedita, non è. Certo, io sono l'autore, quindi è una commedia che nasce con me. Allora, tu hai già lavorato con Vanessa Incontrada oppure la Sì, io prima ci ho volta? fatto già un film, il mio primo film, Ti sposo ma non troppo, perché fosse curioso, si trova su Rai Play e poi un'altra fortunata commedia teatrale, sempre scritta dal sottoscritto, che si chiama Mi piaci perché sei così, quindi ormai è un sodalizio artistico, diciamo, abbastanza, come dire, collaudato. Quindi diciamo che conoscevi già Vanessa e quindi è stato anche più facile. Certo, ormai siamo un gruppo affiatato anche con il resto della compagnia. E questo ci aiuta ad ottenere, diciamo, l'amalgama necessaria per divertire ancora di più il pubblico e per divertirci noi stessi, ecco, durante la tournée e gli spettacoli. Poi io ne approfitto anche per promuovere un altro tuo spettacolo che è Toilette. Sì, che ho avuto la fortuna di farlo diventare anche un film di prossima uscita. E adesso quello l'ho portato in giro nella prima parte di stagione, lo riprenderò la prossima stagione, così come riprenderò Tre uomini e una culla, che è sempre una produzione Artisti Associati, che invece sarà in giro sempre nei teatri di tutta Italia da marzo, da metà marzo, quando finiremo il tour con Scusa, sono in riunione. Quindi grazie a Dio il teatro è ripartito, la gente si diverte, è un luogo sano dove puoi passare una bella serata, consiglio a tutti di buttarsi in questa esperienza live che nessuna TV digitale ti può regalare. Ma visto che Toilette è diventato un film, ma questo Scusa, sono riunione potrebbe diventare un film in Bah, futuro? diciamo che è un meccanismo che funziona tantissimo in teatro, non è detto che funzioni al cinema. Quindi ci sto pensando da un po', vediamo, non lo escludo, non lo escludiamo, tutto può essere, perché no? Certo, senta, cosa ne pensi della situazione? Siccome i teatri sono al 100%, però stiamo vedendo che i contagi stanno aumentando, Ma quindi. guarda, la cosa paradossale è che non stanno aumentando nei teatri, quindi continua a essere un luogo sicuro, dove si entra solo se si è vaccinati, e non più neanche tamponati, quindi si entra solo col Super Green Pass, si tiene la mascherina e fino adesso i teatri si stanno riempendo nuovamente. Noi abbiamo fatto 3 sold out durante il weekend e a quanto pare, diciamo, se si rispettano queste regole, è un luogo super sicuro. Quindi penso che possiamo andare tranquillamente avanti, come stanno andando avanti tutti i settori, ristoranti, bar, mostre, palestre, eccetera, usando accortezza e massima attenzione. Io dico che dopo 2 anni con questo virus bisogna conviverci, rimanendo con la testa sulle spalle e andare avanti, perché nessun settore si può più permettere di fermarsi, ecco. Certo, soprattutto rispettando le regole che Esatto.
È proprio Esatto. quello il Poi problema. di fatto stanno andando avanti i contagi, mi sembra che la situazione nelle terapie intensive sia sostanzialmente più gestibile rispetto all'anno precedente e quindi continuiamo così, vacciniamoci e stiamo attenti e continuiamo a vivere. Queste sono le tre formule che dobbiamo rispettare. Assolutamente. E per tornare un po', diciamo, alla normalità. Esatto. Ma il pubblico come reagisce? È entusiasta, ti devo dire la verità, Yuri, è uno spettacolo che è veramente potente, ma questo non lo dico io, che sarebbe facile dirlo, ma i riscontri oggettivi, le recensioni, i commenti del pubblico sui social dopo lo spettacolo, quindi veramente invito tutti quelli che ci stanno ascoltando a vedere di persona, ma questo sostanzialmente perché? Perché si ride fino all'inverosimile e quindi si esce veramente soddisfatti, come se fosse una terapia che ti riporta, diciamo, ad avere buon umore e ottimismo che non guastano. Beh, anche perché, diciamocelo, la gente in questo periodo ha bisogno di ridere. Assolutamente, esatto. Quindi, perché abbiamo già tanti problemi e quindi almeno quando andiamo in questi posti, al cinema, al teatro, cerchiamo un po' di Evadere. rilassarci, eh? Esatto. Esatto. Ascolta, invece di tutti i tuoi lavori che hai fatto in passato, ce n'è uno che dici, questo lo vorrei rifare. Rifare no, perché sono sempre alla ricerca di nuovi stimoli, di nuove esperienze e naturalmente rifarei tutto in maniera magari diversa perché uno impara sempre di cose nuove. Anche per esempio, io mi ricordo che disastro di commedia. Quello è un progetto dove ho partecipato come attore, è stata un'esperienza formidabile, ho imparato tanto, una commedia inglese che mi ha insegnato tanto, assolutamente, se mi chiedi se rifarei un'esperienza con un regista straniero, assolutamente sì. Sì. Allora, quindi ricordiamolo che fino Ricordiamo l'appuntamento al con, 2 di scusa, gennaio. fammi fare a me il DJ Prego. radiofonico. Ricordiamo l'appuntamento con Scusa sono in riunione al Teatro Manzoni di Milano fino al 2 di gennaio, feste comprese, Capodanno doppio spettacolo. Aspettiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando da Milano e dintorni e ringraziamo Yuri per averci ospitato. Grazie. Beh, giusto, ricordiamo che c'è anche il Capodanno, si può anche andare a Capodanno, sì. Capodanno al Prenotate teatro. perché i biglietti stanno andando a ruba, per Ecco. fortuna. Allora, ce lo fai un saluto agli amici del teatro? Un grandissimo saluto, un abbraccio, uno sbaciucchiamento agli amici che ci stanno ascoltando del teatro e speriamo di risentirci prestissimo per un prossimo progetto. Grazie Gabriele, buona Grazie giornata. a te, ciao ciao ciao. Ciao. Quanto dura, speriamo tanto. Guarda, sai cosa sono questi, eh? Collan contenitivi, se me lo tolgo la chiappa, scende di 4 centimetri. Colpa di Tommaso che c'ha sto vizio di farsi le docce, sì. Ti capisco perfettamente, Tommaso è fatto così, Sara. Però pure te sei una bella cacacazzo, eh? Io sono figo, io sono figo, tu sei figo, tu sei figo, tu sei figo, ripetitelo! No, no, ripetimelo tu che mi piace di più. Ma quale entusiasmo! Vai a dirlo a tua moglie quanto è entusiasta quando entra in bagno, si guarda allo specchio e si vede tutta unta con i brufoli e i gambaletti, tutta pelosa, piena di peli che non si riesce a depilare, la cellulite, le smagliature. Ma che mi sa scusa, da sola lenta? A me però non fa così, che se no mi viene da piangere. Male ragazzi, se vi mettete a guardare queste foto è ovvio che vi viene da piangere. Non ricordo.
ma scusami, papi, tu, perché ti piangi? No, io non vorrei. No, e come no? No, no, scusate, scusate ragazzi. No, aspetta, non parla, lo so, però aspetta che l'abbiamo finito, la vogliamo ancora vedere. Aspetta! Facciamo piangere anche Tommaso! Nicole, che succede lì? Niente, che succede? Nicole, che c'è nell'armadio? Gli armadilli! Viva l'Exotan, sì! Ah, mamma mia, mi è venuta anche un po' di fame. Vediamo che cosa c'è nella dispensa. Ai, mamma mia. Ai, non sento bene. Salve, sono l'armadillo.